nel nostro ambiente, quanto si pensa soprattutto a una fotografia dai colori molto forti, saturi e senza aggiustamenti estetici, la prima cosa che ti viene in mente è questo: è Martin Parr. Perché Martin Parr è stato un rivoluzionario della fotografia, no? Negli anni '80 lui è stato tra i primissimi a inserire il colore, che prima era diffuso soprattutto nelle fotografie di moda, nelle fotografie di design, lei introduce, diciamo, nella fotografia documentaristica, nella fotografia d'arte. Quindi è una mostra in cui è raccontato tutta l'opera di Parr, quindi si parla dei temi del consumismo, turismo di massa, sulle nevrosi, ma si parla anche del cibo, il lusso, l'ipocrisia, ci sono anche degli elementi che uno può giudicare grotteschi, può giudicare kitsch, non lo giudica lui, kitsch o grottesco, magari siamo noi che diamo questa parte. Quindi io ho trovato una rassegna completa, ci sono il giocatore per averla voluta realizzare. Oggi naturalmente, come ricordava Domenico, siamo a raccontare una mostra che ha tanti aspetti, ha sottolineato Domenico Piraina questa grande capacità con una chiave ironica di raccontare la società, però mi piace aggiungere a questo anche una chiave poetica, che soltanto una grande sensibilità capace di vedere e di trasmettere, fotografando in questo caso, diciamo, dal punto di vista del concetto filosofico, attraverso l'ordinario e la quotidianità, lo stato della nostra società, di cogliere e cristallizzare i grandi fenomeni di massa. Questo ci piace molto, al di là della cifra artistica di questi contrasti tra opere in bianco e nero e opere straordinariamente vivaci e colorate. C'è questo valore anche un po' unico, particolare, di una mostra seguita e curata direttamente dall'artista, che testimonia proprio il nostro impegno, che abbiamo deciso già da qualche tempo nel mondo della fotografia, perché crediamo che questa espressione artistica abbia e possa dare un contributo di bellezza e di valore artistico in sé, anche un contributo di consapevolezza critica anche per le nuove generazioni, e questo è molto affine a quello che vogliamo fare noi come Fondazione De Rolfi. Dall'intervista pubblica fra Roberta Valtorta e Martin Parr, che ha seguito gli interventi istituzionali, sono emersi alcuni elementi interessanti per capire il lavoro del fotografo. La prima volta che l'ho visto ad Arn, era incontro di Arn, eravamo seduti a un tavolino e lui mi regala un librettino, Do You Remember? Mi regala un librettino piccolo dove sono rappresentati dei cibi orrendi, dai colori terribili, e lui mi scrive: buon appetito. Non ha senso definire il fotografo di Epson Surrey un fotoreporter, perché non è attratto da fatti che in sé rappresentano un'emergenza della routine quotidiana, manifestano la fase acuta di uno stato di malessere e hanno un decorso immediato. Parr
è più interessato alle tendenze emblematiche insite in un dato di fatto, ai comportamenti collettivi che rappresentano come siamo e come ci rapportiamo a una realtà che ha una sua continuità, per così dire una patologia dal decorso lungo e dagli sviluppi graduali. Chiedo a Martin, che cosa pensi dell'umanità contemporanea? When I think about contemporary humanity, it can be quite depressing. But what I've tried to come in on is the sort of ordinary things, all the different things that people in this room do. We all go shopping. Il suo è uno sguardo smaliziato, irriverente se si vuole. Qualcuno lo giudica crudele, lui preferirebbe definirlo onesto riguardo alla rappresentazione della vita di tutti i giorni, vissuta dalla gente comune nelle attività quotidiane più ordinarie, anche se a volte assurde. I think for me the priority has been to define my relationship to the world through photography. And this by nature is very subjective. Infatti, rispetto alle immagini sulle pagine delle riviste patinate che ritraggono gli aspetti più eroici di una vita per la maggior parte dei casi del tutto prosaica, le fotografie di Martin Parr contraddicono la propaganda, parole sue, trionfalista con cui il sistema si adopera a lusingarci. Beyond that there are more subliminal messages which can be read, but in the first place the whole idea of my relationship, the inherent subjectivity of that is the key thing. Would it be different from, say, a reporter or a photojournalist doing something more cold? L'altra parola su cui vorrei mettere l'accento è antropologo. Uno dei temi principali della carriera del fotografo è quello di ritrarre l'Occidente mentre trascorre il suo tempo libero, quando la massa ha la possibilità di esprimere finalmente se stessa. I guess I feel very British, really, and along with that, you know, I have, when I think about me photographing in Britain, I have this love-hate relationship, and, you know, I do love the things we admire, like the humour, like the radio, going to the English seaside, and at the same time, I'm furious about Brexit, you know. La gente non deve lavorare, ma deve pur sempre fare qualcosa. Birdwatching, andare in spiaggia o a una sfilata di moda, guardare la partita. In questo risiede il suo arbitrio, la sua sola capacità decisionale. Ed è qui che interviene il fotografo a ritrarre, in maniera soggettiva, i suoi simili mentre esprimono la loro personalità più autentica. A registrare lo spirito, il divertimento, la serietà, il kitsch di queste attività e tradurre il tutto in fotografie. So I'm trying to specialize, if you like, on very ordinary subject matters, because I think they're just as important as all these terrible things we're surrounded by. And in that case I'm an anthropologist, so yes, you're right. Dietro ai colori brillanti, rubati al mondo della pubblicità per convogliare le persone verso l'immagine che documenta la patologia, si può leggere, sì, anche un messaggio subliminale, ma la cosa essenziale per Parr è la soggettività del rapporto del fotografo documentarista con il suo mezzo d'espressione.